Buonasera buonasera a tutti quelli che sono in visione, in ascolto. Siamo qui, come la, la nostra sigla ci ha detto con, con forza, con, con evidenza, a presentare il nuovo libro di padre Maurizio Botta. Siamo qua insieme a lui e velocemente, eh, per chi non lo conoscesse ancora, per i pochi eh, che non lo conoscono ancora, eh, velocemente faccio una breve presentazione eh, di padre Maurizio, che è sacerdote presso l'oratorio di San Filippo Neri a Roma e che è prefetto dell'oratorio e che collabora con l'ufficio catechistico della diocesi di Roma. Eh, padre Maurizio è un autore eh, ormai conosciuto e apprezzato, un autore che eh, ha come sua eh, capacità di comunicazione quella dell'immediatezza, come sua caratteristica comunicativa quella dell'immediatezza, senza fronzoli, senza... Eh, senza girare attorno alle cose ed è per questo anche che è molto, che è molto apprezzato e questo, questo tono di, eh, di chiarezza di, di evidenza delle cose in cui crede delle cose eh, che, che, che dicono la verità anche della sua e della, e della fede di coloro che, che, che lo ascoltano in, durante le sue meditazioni in particolare a Roma eh, viene evidenziata in maniera forte da questo libro che nasce da un'esperienza, non è un libro come anche il precedenti, i precedenti di Padre Maurizio non sono libri che nascono da una scrittura fatta da soli in una stanza, ma che nascono da un'esperienza e da un'esperienza comunitaria, quella eh, dei cinque passi ed è proprio questa la prima domanda che faccio a Padre Maurizio, che ci racconti un po' che ci spieghi un po' da dove nascono e cosa significano questi cinque passi. Buonasera a tutti. Sì, Cinque Passi nascono eh, con, con un'esperienza, come dicevi, comunitaria, nel senso che ehm, c'è una, una mezz'ora di catechesi mh, molto, molto semplice sull'argomento scelto. Al termine di questa mezz'ora di catechesi le persone trovano eh, dei foglietti, diciamo, eh, anonimi, dove posso scrivere in modo anonimo le loro domande. E mh, io pesco così, eh, pescavo, perché adesso con questo, questa situazione tutto, dobbiamo vedere come, come diventerà, pescavo le domande e mi confrontavo, tentavo di rispondere eh, a queste domande. Diciamo che l'aspetto punto forte è proprio questo, cioè il, il fatto che ci sia un sacerdote che si confronta, si mette in discussione e accetta il rischio della domanda anonima, della domanda, diciamo, non, non, non protetta. Il fatto che la mezz'ora prima poi chiaramente viene preparata con, con cura eh, nel tempo e richiede grande studio, però è comunitario il fatto che le persone che frequentano la congregazione dell'oratorio eh, mi mandano tante volte del, dei, dei suggerimenti, delle indicazioni, degli stimoli, sapendo già da tempo qual è il tema e poi perché... Gli incontri sono preparati eh, nella preghiera, prima eh, la sera stessa della preghiera, come comunità, un gruppo, il gruppo di ragazzi di chiamiamoli collaboratori. Eh, digiuniamo assieme e eh, facciamo un'adorazione eucaristica per chi parteciperà all'incontro. Quindi, eh, poi, oltre al, alle persone che naturalmente ci danno una mano eh, nella distribuzione dei biglietti, nella preparazione della Chiesa. Quindi, effettivamente essendo la preghiera la realtà più importante di tutte, è un incontro con una comunità, non è semplicemente l'incontro con un, un, un sacerdote che fa uno spettacolo o, o, o uno show. Cioè proprio si sente il respiro dell'accoglienza di, 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 di una comunità che accoglie. Mi aggancio un po' a questa cosa che stai dicendo perché mh, fa riflettere anche sul fatto che spesso le nostre, la nostra idea di catechesi no? è quella di una, eh, di una comunicazione che viene data in maniera frontale semplicemente eh, per spiegare dei contenuti, mentre colpisce che nel tuo caso invece tu sottolinei spesso proprio questo costruire insieme, cioè la catechesi è qualcosa che si costruisce dentro e insieme a una comunità, o intendo, o intendo male. No, no, intendi, intendi benissimo, cioè nel senso che anche la scelta dei temi, la scelta degli argomenti avviene all'interno di un ritiro spirituale, cioè, nel senso che è molto oratoriano, quindi anche molto festoso, giocoso, cioè, non dovete pensare a un ritiro serioso, dove c'è una incredibile libertà e dove ciascuno può proporre quei temi che sembrano più urgenti perché il fine dei cinque passi è proprio eh, apostolico, cioè nel senso che si vuole raggiungere i più lontani e anche la preparazione delle catechesi eh, ha, ha, questo, ha questo stile, la voglia è quella di raggiungere le persone più lontane. R cercando, qual è l'ascoltatore ideale de dei cinque passi? L'ascoltatore ideale è quello che eh, ha voglia sinceramente di capire, sono la maggior parte. Non è rivolto ai polemici, a quelli che diciamo che sono livorosi, che sono la minima parte, perché quelli non hanno in realtà voglia di ascoltare. Non è per quelli che credono già di sapere tutto, che sono peggiori come gli altri. No, la, per le tante, tantissime persone che vogliono, eh, che vogliono avvicinarsi, confrontarsi, vorrebbero capire di più, vorrebbero porre delle domande. E visto che tante volte purtroppo nelle nostre incontri il momento della domanda è molto... Diciamo che ci sono sempre quelli che si immolano a fare la domanda, oppure sono i polemici che fanno la domanda, oppure quelli che si vogliono autoincensare mostrando quanto sono intelligenti facendo la domanda. È raro che nel momento della domanda ci mancano le domande dei timidi, le domande delle persone riflessive, le domande delle persone che magari non avrebbero mai il coraggio di esporsi. E queste sono parte integrante. Quindi c'è sia la parte a costruire l'incontro, precedente, nella scelta dei temi, nei consigli e anche nell'ascolto della realtà. Cioè, sono un grande appassionato dei bar, eh, credo che ogni prete serio dovrebbe frequentare dei bar perché nei bar capisci eh, la pancia delle persone, come ragionano, incontri persone che non incontreresti mai altrove e eh, sono i bar il luogo dove... Eh, anche capisci quelle che sono le obiezioni, le critiche o, o le osservazioni o il modo di pensare delle persone e capire ciò che le tiene lontane magari dalla fede. Potremmo dire che la, la, la forma con la quale tu eh, hai interpretato e interpreti questo ruolo di, di catecheta, cioè di guida, di guida della comunità alla comprensione, è, eh, non è soltanto quello di spiegare il Vangelo, ma è quello di spiegarlo attraverso le domande che la gente si pone, cioè spiegarlo quindi a partire dalla vita delle persone. Esatto, esatto. Io ho l'impressione che a volte, purtroppo, sia nello scrivere che nel parlare, noi partiamo eh, da, da, da nostre idee e diventa complicato. Quando invece protagoniste lo sono e diventano veramente le domande eh, reali delle persone, allora. Eh, tutto, tutto cambia perché, perché comunque io, io ho l'impressione che fin da bambini, un po' anche eh, i libri de, de, del catechismo per i bambini, le domande grandi dei bambini nascono da questo, dal vedere come tante volte i sussidi catechistici non rispondono a quelle domande vere che. A me come catechista in vent'anni di catechismo mi è capitato di eh, incontrare mille, mille volte, capito? Quindi sono, sono proprio, cioè le domande dei bambini sono domande pazzesche, non, sono identiche a quelle degli adulti, sono già dei piccoli teologi, ecco. E quindi, niente, tutto qua. Entriamo allora dentro un pochino in quest'ultimo quest libro che eh, intanto ha un titolo, come, come sempre, abbastanza anche anche provocatorio. No? Il precedente pubblicato con la San Paolo si intitolava Annati guasti, sono tutti titoli, tra l'altro, che nascono proprio dalle titolazioni stesse delle tue catechesi. Eh, questo in, si chiama Il freddo dentro, ha anche un'immagine in qualche modo cupa che, eh, che, richiama, che richiama in maniera forte il tema della, della paura, della solitudine. In copertina, ecco adesso ce la stanno mostrando. No? In copertina c'è questo viso di donna. Uh, con uh, al centro una, una bambina incappucciata, un viso di donna che, che nasconde dentro di sé quasi un, un bosco oscuro. Siamo in periodo di celebrazioni dantesche, quindi una selva oscura quasi. Questa bambina incappucciata che non sa come muoversi. E in qualche modo, riguardandolo in questi giorni, mi veniva in mente come uh, un, qu questo titolo, questo tema, questa immagine dice. Uh, Profondamente anche come ci stiamo sentendo in questi giorni in cui riaffiora lo spettro del lockdown, lo spettro quindi di una solitudine, lo spettro di, una, uh, di un doversi costruire una situazione che, senza averne quasi i paletti, no, i confini. E il primo capitolo del tuo libro è proprio sul tema della paura, quando la vita fa paura. Chiaro che tu ne hai parlato e l'hai fatto eh, in, eh, quando non c'era ancora il... La, il tema del Covid, eccetera. Però, eh, questo tema della paura è uno dei temi importanti per l'uomo, per le persone. Quindi oggi che ci dici oggi? Ma non lo so, mh, sinceramente, eh, capisco che eh, a me sembra che questo tempo che stiamo vivendo. Eh, è un tempo, eh, è un, questo non, non è ancora una sintesi che sto facendo, non, non sono considerazioni. Mi sembra un tempo di crisi. Un tempo cr di crisi proprio dal, dal greco, c'è cioè un, un tempo che, che permette di giudicare meglio la realtà, cioè tutto un pochettino più semplice. Nel senso che le cose appaiono per quello che sono e anche le persone, in un certo senso, appaiono per quello che sono. E mentre prima forse era più semplice, era possibile più che tino, nascondere certe cose, certe paure, adesso tutto è, è quasi eh, plateale, ecco, è, tutto, è, è, è tutto evidente. Io credo che la paura, sia una, una realtà che, che, che eh, ci attraversa tutti e, e, e credo che la, la lealtà nello ammetterlo eh, ci renda, no, non corriamo il rischio di, di diventare grotteschi, ecco uno che dice di non avere paura. È anche vero che eh, nella fede c'è cioè un, un, una fede salda, un'esperienza vivente, che Cristo è vivo ed è vivente, che credo che sia questo il cuore della fede, cioè che Cristo vive e regna non è semplicemente un insieme di, eh, di, di, di insegnamenti vari, di teologia varia, cioè Gesù Cristo vive e regna. L'esperienza di che il fatto che la vita di Cristo tiene in vita la mia vita in qualsiasi momento è quella che toglie la paura. Io ad esempio mi, mi arrabbio molto eh, con una certa teologia che parla eh, di che vorrebbe quasi che il figlio si fosse sia, sia sentito abbandonato nel momento della croce, appoggiandosi alle parole, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che è l'inizio di un salmo, che tra l'altro si conclude con un grido di fede nel Dio Salvatore, per chi ha un minimo di conoscenza della Bibbia. Ma le ultime parole di Gesù, le ultimissime parole di Gesù, sono state, Padre nelle tue mani, consegno il mio spirito. Prima ha detto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, Cristo ci afferra e unendoci a sé ci porta a non avere paura, a non sentirci soli, a sapere che un Padre, anche nel momento estremo, eh, raccoglie il nostro spirito. Persa questa fede, eh, effettivamente, non è che paura, tutto fa paura. E infatti, mi sembra che a volte ci siano delle situazioni in cui si finisce per aver paura di, di tutto e, e quindi che, che non, non si riesca a più vivere nulla e ci si senta come paralizzati. Oltre al fatto che quello che fa paura, penso, sia eh, a volte l'irrazionalità. cioè a me, a me, ad esempio, l'irrazionalità fa molto paura quando si perde l'uso della la ragione. La ragione è il dono più grande che Dio ci ha fatto. E vedere che delle, delle indicazioni... Come parlavamo prima di, di collegarci, sono molto contraddittorie. Non capisci: prima ti dicono una cosa, poi ti dicono un'altra, poi un metro, un metro e mezzo. Una cosa. Questa irrazionalità eh, ci lascia tutti un pochettino sconcertati. Parlavo con un medico che, che diceva che, eh, nella, quando, quando una persona è entrata in contatto, quando sta a 15 minuti a meno di un metro, senza mascherine, in una stanza chiusa, questo è l'elemento per i medici per stabilire che una persona è entrata in contatto con un positivo. Le altre cose. No, e allora vabbè, insomma, quindi capisco che può far paura il fatto di non capire eh, come mai ci sono delle indicazioni così severe. Allora la gente comincia a pensare: ma forse c'è qualcosa di più grande oppure non ci hanno dicendo tutto. Boh, non lo so. Comunque so che l'unico modo che io conosco per non aver paura è non sentirsi soli e, e Cristo che vive e regna, ci porta in quel luogo in cui il padre è padre sempre. Pensate che nel Vangelo l'espressione Abba Abba, cioè Babbo compare una sola volta, andatelo a cercare, Abba, ed è quando Gesù nell'orto degli ulivi, Quando dice, Abba, se possibile, allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Quindi nel momento dell'estrema prova, dell'angoscia più grande, Gesù sa che il Padre c'è ed è Babbo e Papà. E le ultime so parole sono, Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito. Gesù non è morto da solo. Gesù non è morto da solo, è fondamentale questa verità di fede. Gesù non è morto sentendosi abbandonato dal Padre, perché le ultime parole sono state quelle, sono state quelle al ladrone. Oggi tu sarai con me in paradiso, una certezza, neanche un'esitazione, neanche un dubbio. Noi è, è aggrappandoci a Cristo e a questa verità di fede che passa la paura. Se no, ripeto, ci fa paura tutto, ma anche le cose che forse con un po' di ragione potrebbero non farci così paura. Hai agganciato questo, questo tema a quello della paternità, che è quello di un altro capitolo di questo libro, che è, sì. davvero va a toccare, a mio parere, eh, alcuni nuclei, alcuni snodi proprio caratteristici della nostra vita quotidiana, appunto la paura e poi c'è appunto quello della paternità. Eh, dice appunto che Gesù eh, è riconoscibile come non abbandonato proprio nel momento in cui... Eh, rivela no, nella, sulla croce suo, questa sua relazione ininterrotta, persino nel momento più drammatico, con, con il padre. Eh, qual è il grosso problema che, secondo te, anche dalla tua esperienza pastorale si manifesta oggi nei rapporti con la paternità? Perché anche questo è un argomento che, eh, che emerge in maniere così diverse oggi dalla. Uh, dal fatto del ma maschio che non è più capace di essere padre, dal maschio che ha perso il suo o che non è mai stato capace, e oggi sta tentando, il maschio che, che diventa più madre che padre e quindi non, non sa più riconoscersi. Uh, come lo vedi tu questo, questo tema? Qual è secondo te il punto un po' uh, nucleare, centrale della di una paternità per il domani? Ma. Ecco, eh, questo è, è un... È un, cioè, un più le domande così e come i tuoi. No, bellissimo, è un, è un tema inesauribile, cioè nel senso che eh, a me, vi dico più che altro, part, rispondo partendo anche qui da quello che, che, che colgo essere una sete, cioè il fatto di io, io ho 45 anni e, e ho un, intuisco un, un intenso desiderio di essere padre, di paternità. Eh, con le persone che incontro, di donare questa paternità e vedo che semplicemente questo desiderio, questo sincero desiderio, è qualcosa di, eh, di ricercatissimo, qualcosa che, che, che rende la, la, in qualche modo la vita che sto vivendo importante per tante persone. Nel senso che eh, c'è una sete di paternità, anche insegnando a, alle medie, che è qualcosa di, 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 di incredibile. Quando tu racconti, non so, dici eh, parlando anche so, dell'Iliade, de, de, de come ci sia eh, il maschio Achille e invece il padre, l'altro eroe <ride> che è Ettore, che ha questo gesto di innalzare il figlio e di desiderare dentro di sé che il figlio lo superi e sia più grande di lui. Oppure nell'altro, nell'Odissea, c'è questo figlio. Che attende il padre, attenzione perché leggendo l'Odissea uno vede come Telemaco vada già incontro al padre che sta tornando. Cioè non è una aspettarlo, capito? Cioè va già incontro, già una tensione e poi combatte Telemaco assieme al padre. Quindi c'è un'attesa eh, di qualcuno che sta avvenendo. Quindi come a dire che la paternità è sempre attesa, però bisogna andarla incontro, bisogna incoraggiarla, suscitarla. Effettivamente. Eh, Culturalmente c'è cioè, cioè proprio una, una, una quasi una, una vergogna del maschile nel diventare padre. C'è cioè, eh, 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 una sorta di, di, di narcisismo, di, di, di quasi di, di guardarsi. Solo. Faccio un esempio: ai ragazzi a, a scuola insegno sempre quando dico: a me va bene che voi eh, andate in palestra, curiate i muscoli, la tartaruga. Benissimo, sono d'accordo. Ma, ma la domanda è perché? La io insegno loro, la forza non è di per sé negativa, la forza è positiva, poi dipende da come la usi. Ma tipico è che, de del padre che la forza è donata per, per proteggere il debole, per difendere, e allora racconto sempre: se voi farete palestra e un giorno vi troverete sull'autobus e qualcuna delle vostre compagne, un'amica viene molestata da qualcuno, allora sarà quella forza che voi dovrete usare per mettere il vostro corpo a difesa di questa vostra amica. Ecco, questa idea de, 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 de la, della paternità, come dimenticarsi di se stesso, cioè perché se tu per diventare padre devi fare dei passi indietro e, e capisco che adesso, eh, ad esempio per me il lockdown iniziato, ha segnato proprio, un, un, almeno nel desiderio, un cambiamento profondo. Cioè fino, è incredibile perché a 45 anni tu ti pensi come un ragazzo sempre invece c'è un momento che basta bisogna dichiararsi adulti bisogna fare dei passi indietro non si può, mio padre spirituale eh, mi ha detto le cose che si chiedono a un prete di 45 anni non, non possono più essere le cose che si chiedevano a un prete di 30 anni quindi sono in un momento di grande asciugamento di grande di desiderio di silenzio, di preghiera quasi monastico, di parlare poco. Voi, loro lo sanno qua a Roma che questa è un'eccezione incredibile perché eh, ho, ho detto di no a TV2000, ho detto di no alla RAI, ho detto di no a tantissime cose la televisione perché mi sembra che la, la televisione sia poco paterna, sia molto poco virile, cioè molto poco... Vedo che i ragazzi hanno bisogno di questa gravitas che, che, che coincide con la serenità, che è anche la capacità di essere, di ridere, di stare con loro, però, e, e, e di giocare anche, e di ballare, di cantare, però, da uomo e non invece questo chiacchiericcio, eh, come dire, poco. poco Ricco di gravitas e di virilità, che invece eh, la televisione, peggio ancora i social. Sui social, io sono ad esempio: adesso tutti mi dicono, Hai visto eh, il documentario di Netflix sui social? Beh, però eh, va bene, grazie. Cioè, avete bisogno di sentirvele dire, quello, non l'avevate capito da soli. Cioè, mi sembra che a volte tutti stupiti del fatto che ti controllano le tue preferenze, ti propongono solo le cose che, che, che alimentano già le tue idee e che ti portano a una contrapposizione co ah mamma mia, che scoperte! incredibili, eh, incredibile! Forse eh, ecco io sento che i social è una realtà che, che allontana dalla paternità. È difficile essere padri sui soldi, puoi essere eh, magari guascone, compagno e tutto, però forse la paternità richiederebbe un passo indietro senza demonizzarli, però eh, è un, una, un discorso ampio. Ecco. Interessante, sarebbe, potresti proporre un reality invece, sul, invece che appunto, uomini e donne, eccetera, padri e figli, sarebbe interessante vedere cosa ne uscirebbe da questo punto di vista forse nessuno avrebbe il, cora no, nessuno avrebbe il coraggio di, di fare una regia di questo tipo no, perché perché è finto, perché... cioè, mi ricordo che qualche anno fa mi avevano chiesto di, di fare il professore di religione a come era il collegio mi avevano ah, quella... sì. chiesto di partecipare a quella roba lì quando l'ho detto ai miei allievi dicono, ma prof, perché ha detto di no? ma doveva andare, diventava il mito della scuola e tutto così e io ho detto, ma è stata bella la chiacchierata con quelli dei quali ci cioè ho detto: Ma scusate, ma fatemi capire, io devo fare un professore degli anni Ottanta. Quindi devo far finta che siamo negli anni Ottanta. Però i miei ragazzi che avevo davanti in classe sono del 2020, è corretto, ho capito giusto. Sì, sì, hai capito, eccetera, eccetera. allora è finto, allora è vinto. Mi fa schifo. È, è, è tutta una presa in giro, perché io so che ho davanti dei ragazzi che ragionano in un certo modo e loro mi, mi, mi possono. Cioè, a me, questa virtualità, questa finzione per me la televisione è finta, è finta, è ingannevole. Lo dico sempre ai ragazzi. Oggi avevo fatto vedere il video delle IEN di sette anni fa ormai e, e loro mi facevano domande, domande su questa cosa. Oh, abbiamo... Non lo sapevano perché io non è che li faccio vedere tutte le volte, però, uno mi aveva chiesto, ha detto: Abbiamo il professor Di Reggio famoso e tutto. E ho, detto, ho detto, Ma guarda, è una cosa. Io la penso come Pasolini: la televisione è una cosa brutta per un uomo. È una cosa brutta, aveva ragione Pasolini, è una cosa triste, è una cosa che, che peggiora le persone, che ti rende... Mh, io la vedo così, ecco. E' <ride> proprio, proprio legato a questo, a quello che dicevi prima sulla paternità, così leggo anche quattro righe del tuo libro e, e dici questa cosa, proprio rispondendo a una domanda, proprio per rimanere in, questo, in questa dinamica del dialogo. Uh, uno dei doveri di un padre è anche. dice una cosa impopolare, ma tanto tu lo, è normale, lo sai benissimo che, 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 che è parte di te questa cosa, quella di, eh, di far emergere anche alcuni nuclei eh, finti, appunto, come hai appena detto. Uno dei doveri di un padre, dici, è anche insegnare ai bambini, fin da piccoli, che l'amore è imparentato sempre con il sacrificio, che non cioè. esiste amore, non esistono risultati senza che il sacrificio è buono e santo. Ai bambini della prima comunione dico che spero che non siano tra quelli con i genitori maggiordomi, padri e madri che li riparano da ogni fatica e dolore, che li servono e riveriscono. Spero che i loro genitori li educhino alla fatica del vivere. Ci spieghi un po' meglio questa cosa. Qui io sono pienamente d'accordo tra l'altro. No, ma vai ridere perché vedi eh. lo ma... spiegano meglio, più chiaro di così, eh. cioè nel senso che è, è una cosa evidente: cioè che finché sono piccoli, vedi questi genitori come del, che girano attorno. Ma che cosa vuoi? Vuoi mangiare questo? Vuoi mangiare questo? Ma vuoi questo? E vuoi mangiare questo? E cosa preferisci? E cosa devi fare oggi? E dietro, vedi questi genitori queste cartelle che si portano cose, non chiedono mai niente, mai un sacrificio, mai apparecchia la tavola, mai niente, eh? Poi quando arrivano adolescenti li criticano. Eh ma li sempre sul divano, eh ma, ah, ma non fai niente. Ma c'è una, una generosità naturale nei bambini, una voglia di, ma anche negli adolescenti, una voglia fino a un certo punto di, messi, di sentirsi coinvolti, di, di sentirsi eh, utili, di fare delle cose. Io penso che ad esempio una chiave nell'educazione fondamentale sarebbe il lavoro fisico, il lavoro fisico. Se fossi parroco, vice parroco in una parrocchia di, di campagna, saprei che cosa fare. Cioè, andrei a beccare la cappellina fuori, un po' così sgarrupata, chiamerei il pensionato, uno giusto, che, 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 che sa fare lavori di muratura, e direi ai ragazzi: Sentite, ragazzi, dobbiamo mettere a posto sta cappellina. Mi date una mano? Dai, forza, coraggio, eccetera, eccetera. E gli insegnerei. Fa, da, attraverso, imparerei anch'io magari con loro, attraverso questo eh, artigiano attraverso questa persona, a, a lavorare a, a costruire a, a, a dare il bianco e tutto adesso è tutto un incubo e ti fai male e stai attento e così, e se succede questo la vita è rischio la vita è rischiosa educare delle persone che non rischiano mai che non hanno mai paura che, che hanno paura di tutto che hanno paura di, di qualsiasi cosa e creare una, una, una... dove la paternità diventa impossibile. Il padre è quello che dovrebbe incoraggiare, ma ripeto, anche le ragazze, non solo i ragazzi, ma soprattutto anche le ragazze. Chi è il padre di dire, guarda, sei bella come un sole, sei la mia principessa, vai, non avere paura. La vita è difficile, ma tu sei in gamba, ce la farai. Questi genitori che non sostengono, che terrorizzano solo, e stai attento, e stai qui, e stai là, che, 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 che tolgono ogni dolore, che tolgono ogni problema, che tolgono ogni cosa. Quando invece c'è anche un, un ruolo educativo fondamentale, ma lo vedo, mi diranno alcuni, ma tu che cosa ne sai se il prete non hai i figli? Ma come non ho figli? È da anni che ne incontro migliaia e migliaia dei vostri figli, l'incontro a scuola, l'incontro a catechismo, l'incontro che vengono, quando a, a volte non parlano più con i genitori e, e ringraziando Dio vengono a parlare con, con, il, con il prete. Perché? Perché hanno bisogno comunque di qualcuno che li sostenga, che gli, dica, che gli dice: Tu ce la fai, sei in gamba, sei bravo, sei brava, ce la puoi fare, hai le forze per farlo. Non è una strategia, è fondamentale non avere paura, non avere paura. Tu sei una persona che vale, ce la puoi fare il buon Dio ti aiuterà, questo dovrebbe dire un padre ai suoi ragazzi e incoraggiarli in questa direzione e quando noi togliamo la, la, la fatica il sacrificio, togliamo gli spaventiamo su tutto eh, gli diciamo che eh, fondamentalmente gli trasmettiamo l'idea che mh, non sono capaci eh, ed è proverbiale, una volta la sapienza popolare aveva i suoi proverbi la madre perfetta Fa la figlia inetta. Se la madre fa tutto perfettamente, ma chiaro che un adolescente farà la cosa peggio di te, tu devi sopportarla quella cosa. Vien, va, chiaro che vai al, al supermercato, non è che gli dai una borsa di 6 kg da portare, ma lo cominci a abituare a portare una borsa con la carta igienica e il dentifricio, capito? Cioè, e gli dici e impari ad aiutare apparecchi la tavola rifa, a, a, alle medie, sempre gli chiedo sempre: dire: Ma voi. Siete dei ragazzi in gamba o chi è il maggiordomo che vi rifà il letto? Siete capaci a rifarvi il letto? Io, purtroppo, mia mamma non voleva che io rifacessi il letto perché lei lo voleva, nye 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 nye, tutto precisino, eccetera, eccetera. Quindi, ho dovuto imparare a, a, a 30 anni a rifarmi, la 20, a 20 anni, quando sono uscito di casa. Ma è fondamentale, in, dico sempre ai ragazzi, siete padroni, siete responsabili. Eh, come dire, giardinieri della vostra camera, degli oggetti, delle matite, delle penne, dei libri, dei vestiti. Chi è che piega la schiena per voi? La signora delle pulizie, tua madre, ma non ti vergogni. Dai, sei padrone della tua camera. Ecco, questo intendevo come... E questo tipo di argomentazioni. Io non sto dicendo in teoria che i ragazzi ti ascoltano, lo so che ti ascoltano. Quando dici queste cose in classe... Tu diventi in due secondi il mito tra i professori. Ti ringraziano. E non è che dici delle cose semplici, ma perché non vedono l'ora di qualcuno che li tratti da adulti e gli dica che mi fido di te, ce la puoi fare. Cioè, vabbè, <ride> si potrebbe parlare delle ore, ma fa piacere ecco, <ride> chiacchierare così. Assolutamente, vicendevole. E però voglio, voglio farti un'ultima un domanda, perché poi il libro adesso permetterebbe degli agganci anche sul tema della libertà, ma questo lo lasciamo a chi lo comprerà e lo leggerà. Sì. Eh, invece voglio farti una domanda su un capitolo che all'interno di questo libro sembra quasi, sembra quasi a sé, che è un capitolo in cui si parla proprio del Vangelo. Del sì. Vangelo come qualcosa che... Cioè, la provocazione perché poi ogni capitolo ha naturalmente la provocazione, la provocazione di questo sul Vangelo è che in fondo in qualche modo ciascuno di noi si prende un po' i pezzi di Vangelo che gli fanno comodo, no? E se lo riadatta uh, a suo modo. Per lo meno questo è un po' il pericolo. C'è una domanda che, uh, che ti fanno in questa in questa serata che viene raccontata poi tra catechesi e domande e te la ripropongo. Sì. Quali sono le parti del Vangelo che non ti piacciono? A me sì, te l'ha fatta loro, te la rifaccio anch'io. <ride> che non mi piacciono, che non ti piacciono, pagina no, no. 115. Andiamo a vedere cosa ho risposto. <ride> se sono stato più intelligente di <ride> stasera, no, scherzo, no, in realtà forse eh, oggi risponderei diverso perché anche cambiano l'età e tutto. Io devo dire la verità, ma non è che non mi piacciono, che a me mi urta la domanda talmente la domanda mi piace e non mi piace, mi sembra poco paterna e poco virile. Ma, ma si può affrontare il Vangelo? Io quando ci sono questi gruppi parrocchiali che cominciano, no ma questo Vangelo mi piace tantissimo questa cosa, a me, mi, a me sembra che Gesù, a me vengono da vomitare tutti questi ragionamenti, mi piace, non mi piace. Cioè, è, è, chi è che parla? Con quei ragazzi parlo sempre tutte le volte, chi è che sta parlando? Leggete quello che dice, quello che sta dicendo, che sta parlando, chi è? Perché questo dipende da tutto. Se noi prendiamo tutte le cose che dice Gesù, le, le possibilità lo ripeterò a ogni catechesi, sempre ogni lezione: due possibilità: o è veramente il figlio di Dio, quello che pretende di essere, perché lui parte allo stesso livello di Dio padre, oppure un matto, un megalomane. È proprio uno, uno psicopatico, cioè un megalomane che così matti, non c'è mai stato nessuno così come Gesù. Se non è veramente il figlio di Dio. Allora, se è il figlio di Dio, e questa è l'ipotesi, il postulato di partenza. Cioè, ma cosa me ne frega a me? Mi piace o non mi piace? È tutto fondamentale, è tutto geniale, è tutto determinante. So, e, e, e se ho quell'umiltà e quella passione di dire, Signore, hai rivelato questa cosa. Io aiutami, amplia il mio cuore. La capirò tra tre anni, tra quattro anni, tra cinque anni. Eh, ci sono delle cose che, che, ho, che ho masticato per anni, per anni e poi la rivelazione, cioè Dio mi sembra di avermi dato una luce eh, magari dieci giorni fa, perché Dio risponde e, e, e ci tiene a farti capire il senso delle sue parole, visto che... Non c'è niente di, di oscuro che non debba avvenire alla luce e una luce deve essere messa in cima a, a, per illuminare tutta la stanza. Ecco, quindi forse a me non, la, la verità è che non, non, non c'è una parola che più non mi piace. Ci sono alcune che sono veramente, che ancora effettivamente sono ancora lì nel mio cuore e che attendo una luce più grande. Ad esempio quella parola quando dice che il figlio dell'uomo quando tornerà sulla terra troverà ancora la fede. A me non è che non mi piace, dico mamma mia. Quando, quando dice non temere piccolo gregge, mamma mia. Quando dice se qualcuno, ha quello nei giorni scorsi, non può essere mio discepolo. Eh, se uno. cioè questa radicalità che Gesù pretende dai suoi discepoli è affascinante, e emozionante. Quando ne parli ai ragazzi, sono colpiti da questa radicalità. Del rapporto che Cristo pretende di avere con i suoi discepoli, a volte siamo forse noi che ci vergogniamo di lui e, e non la diciamo questa radicalità che lui eh, vorrebbe avere con noi. a volte si annacqua, si eh, annacqua perché, perché è, se no, è un vino troppo duro da bere, no? come quei vini fatti dai contadini di una volta. Che, che se, io ricordo che faceva. Quando mio, i miei zii in Veneto mi invitavano, io ero un bambino, mi davano il bicchiere di vino fatto da loro, e ridevano, perché sapevano che io, dopo, dopo tre sorsi, ero steso. Per, però era una, una forma no, di, eh, di farti entrare nel mondo degli adulti per, perché dovevi bere del vino forte. Ecco, credo che da questo punto di vista, il Vangelo sia, sia veramente un vino forte, no? un vino che ti, ti ubriaca anche nel punto di vista. Il rischio, però, l'alternativa è diventare quello che già Gesù anticipa, cioè diventare sale che perde il sapore, che viene disprezzato dagli uomini. Cioè, credo che, che questo io mi rassereno moltissimo sulle parole di Gesù, distinguendo che c'è una volontà di salvezza universale. Dio vuole salvare tutti. Il ladrone se ne è infischiato di Dio per tutta la vita ed è andato in paradiso, ci cioè, ha condotto male la vita, non pregava, non, non era un bravo ragazzo ed è andato in paradiso. Quindi il problema non è il paradiso, la salvezza. A me interessa come riempire di pienezze, di centuplo, ogni istante della vita. Questa è la grande domanda. Quando ho incontrato recentemente Franco Arminio, cioè questa è la domanda che, che chiacchierando veniva fuori. Cioè lui ha il problema della morte, cioè che gli, gli scoccia a dover morire, diceva, e aveva l'altra questione dire come riempire, non annoiarsi, come riempire di fervore ogni istante della vita. Questa è la grande domanda. Cioè, come riempire della potenza. Però il problema è che il cuore dell'uomo è talmente immenso, fatto solo per Dio, che o Dio riempie la vita dell'uomo e allora ogni istante diventa eterno, oppure ci annoia tutto, come diceva Leopardi meravigliosamente in un suo pensiero. Cioè, la, la noia è l'indicatore della sublime grandezza dell'uomo, perché tutto l'annoia, perché è troppo grande, ha un cuore troppo immenso quindi o è riempito dal regno di Dio e allora la vita è piena e c'è questo famoso centuplo e c'è questo calore, eh, questa irradiazione che un discepolo di Gesù esercita oppure che cosa c'è? Cioè, uno non può dirsi di, di Cristo e non essere, dipendere esistenzialmente, esistenzialmente dal Cristo vivente se lo dice e non lo è in realtà è sale che perde sapore e gli uomini sprezzano e un, forse un pochettino si vede anche in faccia ecco bene Padre Maurizio, io adesso ti, ti saluto, ti ringrazio e invito grazie, grazie. a uh, chiunque abbia ascoltato queste parole, chiunque abbia voglia di farle ascoltare, a dare una lettura a questo libro che, che è bello, è intenso e come, come avete visto chi lo conosceva già lo, lo, lo sa, lo sapeva, chi non lo conosceva l'ha incontrato oggi. Padre Maurizio è sicuramente un uomo a cui non manca la passione. Ecco, e questo ce la trasmette e questa oggi io credo sia in, uh, in un mondo in cui spesso appunto le passioni si confondono con i sentimentalismi, uh, invece qua c'è una passione che, che invece viene anche dalla ragione, dalla capacità di, uh, di incontrare gli altri e di interloquire con gli altri, di farsi mettere anche in crisi dagli altri e di mettere a sua volta in crisi dagli altri, cosa che a te non manca sicuramente e, e che fa... La, la bellezza anche della, della tua persona, perlomeno per chi come me ha imparato a conoscerti. Per cui grazie davvero ancora a te, a coloro no, che ti ringrazio C'è un capitolo anche nel libro che sull'innamoramento, che si chiama Bacciami ancora, la, 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 la locandina del passo era divertentissimo, c'erano due vecchiotti che, che ancora innamorati che si guardavano, quindi bellissimo. E quindi boh, anche questo, visto che si parlava di passione. Vero, giusto. Sì, sì, dell'amore mm. non ne ho voluto entrarci perché volevo lasciare qualche scoperta anche ai nostri lettori, perché poi c'è, il libro è ricco di tante cose. Bene. Grazie, grazie ancora davvero e grazie a tutti a quelli tu. che ci hanno